Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Riccardo Garrone, celebre attore romano, può vantare una carriera di oltre 50 anni nel mondo dello spettacolo. Il suo volto iconico, impossibile da dimenticare, ha attraversato con successo il cinema, il teatro e la televisione, guadagnandosi un posto di rilievo anche nella memoria delle generazioni più giovani. La sua innata vena ironica gli ha permesso di interpretare una vasta gamma di personaggi comici, tra cui spiccano il prete Don Fulgenzio in Venezia, La Luna e Tu, il fusto in Belle ma Povere e il poliziotto in Guardia, Guardia Scelta, Brigadiere e Maresciallo. Tuttavia, Garrone ha dimostrato di non sfigurare neanche nei ruoli drammatici, come evidenziato da performance memorabili in film come Il bidone e La dolce vita di Federico Fellini, La romana di Luigi Zampa e La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini. Marielle Ventre, nata a Bologna il 16 luglio 1939, ha segnato in modo indelebile il panorama della musica e dell'educazione. Sin dai primi anni, la sua formazione è stata plasmata dall'incontro con il convento di Sant'Antonio di Bologna e dalla passione per la musica del padre, appassionato cultore. Dopo aver conseguito il diploma di abilitazione magistrale nel 1957 e il diploma di pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nel 1961, Marielle si è incrociata con lo Zecchino d'Oro nel 1961, quando il concorso si trasferiva a Bologna, presso l'Antoniano, di cui sarebbe diventata una figura fondamentale. Il 1963 è l'anno chiave in cui Marielle fonda il Piccolo Coro dell'Antoniano, un progetto che ha incarnato il suo impegno per la musica e l'educazione dei più giovani. Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, sia in Italia che all'estero, attestando l'importanza del suo contributo al mondo dello spettacolo e della formazione. Marielle ha incarnato caratteristiche uniche del suo temperamento, tra cui uno sguardo magnetico, un piglio dolce e autorevole, rigore, tenacia, valore del sacrificio e la capacità di apprezzare le piccole gioie della vita. È deceduta il 16 dicembre 1995, dopo una lunga malattia. Franco Bracardi, figura poliedrica del mondo dello spettacolo italiano, inizia la sua carriera negli anni 70 come autore per il programma radiofonico Alto Gradimento con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Parallelamente alla sua attività radiofonica, Bracardi lavora in Rai per oltre 10 anni, contribuendo anche a Discoring e conducendo programmi televisivi minori come Solforio. Nel 1980, recita nel film Il Papocchio diretto da Renzo Arbore. La sua carriera cinematografica prosegue negli anni 80 con film come I Miracoloni, Dio li fa poi li accoppia, Vieni avanti cretino e altri. Il suo ultimo film è Cambiamento d'aria nel 1988. La collaborazione con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni si estende anche alla composizione musicale. Bracardi compone la celebre canzone Strapazzami di coccole cantata da Topo Gigio e firma numerosi successi per Raffaella Carrà, come A far l'amore comincia tu e Forte forte forte. Bracardi si distingue anche come pianista nel Maurizio Costanzo Show per oltre 20 anni, diventando un elemento chiave della trasmissione. Nel 2005, Franco Bracardi si spegne a causa di una grave malattia, lasciando un importante lascito nel panorama televisivo italiano. Il maestro Roberto Pregadio, nato a Catania il 6 dicembre 1928, è stato un poliedrico musicista, direttore d'orchestra e compositore. Tuttavia, la sua celebrità è giunta principalmente attraverso la sua partecipazione alla trasmissione televisiva La Corrida, dove è diventato un'icona apprezzata dal pubblico. Dopo aver ottenuto il diploma in pianoforte al Conservatorio di Napoli, nel 1960 Pregadio è entrato a far parte dell'Orchestra di Musica Leggera della RAI, distinguendosi come pianista. Un momento significativo è stato il concerto alla Carnegie Hall di New York nel 1961, dove ha accompagnato il celebre Claudio Villa. Negli anni 60, l'incontro con Corrado ha segnato un capitolo importante nella sua carriera. Pregadio è diventato la spalla di Corrado alla Corrida, sia in versione radiofonica che televisiva, emergendo come un personaggio molto amato. La sua bonarietà, spesso arricchita di ironia e sarcasmo nei commenti mimici alle esibizioni dei dilettanti, ha contribuito al successo del programma. Pregadio ha anche avuto una significativa presenza radiofonica, partecipando a programmi come Tutta la città ne parla con Turiferro, Le piace la radio, e Il microfono è vostro presentato da Nunzio Filogamo. È morto nel 2010 a Roma dopo una breve malattia.
Maurizio Mosca, nato a Roma il 24 giugno 1940 sotto il segno del Cancro, è stato un giornalista e conduttore televisivo di grande spessore. Figlio di Giovanni Mosca, umorista e giornalista, e fratello dello scrittore Paolo Mosca, Maurizio ha lasciato un'impronta indelebile nella memoria televisiva italiana. La sua firma di opinionista sportivo al fianco di Aldo Biscardi e i pronostici sportivi con il pendolino sono diventati iconici. Tra i programmi di successo che ha condotto e animato, ricordiamo L'appello del martedì, in cui con la sua gestualità rovente e il suo stile unico ha conquistato il pubblico. Maurizio Mosca è deceduto a Pavia il 3 aprile 2010 dopo una lunga malattia. Sulla sua tomba, al cimitero di Bruzzano, è inciso un epitaffio che riflette il suo carattere non incline all'anonimato: «Ho cercato di spargere allegria tra la gente».